Keep the vampires from your door. Gian Lorenzo Bernini, Estasi della Beata Ludovica Albertoni, 1671. Commento critico a cura di Giancarlo Bonomo, voce narrante Raffaella Ferrari. Questo autentico capolavoro della grande scultura barocca, uno dei simboli più eloquenti, plasmato dalle ineguagliabili mani di Gian Lorenzo Bernini, risulta essere ancora più sbalorditivo in considerazione dell'età già avanzata del maestro, che nel 1671, data di inizio dell'opera, aveva ampiamente superato i 70 anni. Tuttavia, lo stile si presenta ancora nel pieno di una maniera che mantiene una fresca immediatezza esecutiva, davvero senza pari, nel prodigio del marmo che si anima e dispiega come sostanza viva. La beata Ludovica Albertoni, la mistica romana, oggi compatrona della città eterna, che rinunciò alle sue ricchezze per sostenere i derelitti e le ragazze bisognose, conferendo loro una vita dignitosa, è la protagonista di questa scena ad atto unico, ristretta nella piccola cappella Altieri di una modesta chiesa trasteverina, San Francesco a Ripa, quasi defilata dal traffico della capitale. Un'opera realizzata successivamente all'altrettanto spettacolosa Estasi di Santa Teresa d'Avila in Santa Maria della Vittoria, sempre a Roma. Da un unico blocco di marmo di Carrara, Bernini fa apparire il corpo disteso di una giovane donna, col busto sollevato da un generoso cuscino finemente ricamato ad arabeschi. Il genio napoletano non tralascia alcun dettaglio: le pieghe del letto, gli infiniti movimenti della veste francescana che avvolge la beata, lo studio ricercato della poca luce radente che filtra da due piccole finestre, la metodica lavorazione del marmo, ruvido nelle parti in ombra, lucido in quelle esposte alla luce diretta, così come l'impostazione tensiva della postura. Ma è soprattutto l'espressione del volto, unitamente ai movimenti convulsi delle mani, a colpirci profondamente, al punto da coinvolgerci in riflessioni discordanti, nella disputa fra sacro e profano. Accantonata all'ipotesi che la scena possa rappresentare l'estremo istante del trapasso, i lineamenti non sono certo quelli di una donna sessantenne, l'età dell'effettiva scomparsa di Ludovica. Quasi certamente è un estatico trasporto ad essere cristallizzato nello splendore del preziosissimo marmo. È l'attimo mistico dell'incontro divino, l'amore supremo che da sempre le ragiona nel cuore, il fine ultimo di una vita intera. Ma accanto alla citazione teologica non possiamo non essere catturati dallo sconvolgimento dei giovani tratti del volto e dai profondi sussulti tra il seno ed il ventre di quel corpo muliebre. E poi gli occhi semichiusi, la bocca che sta per esprimere un gemito sommesso, la tensione delle gote levigate, il capo reclinato all'indietro, quasi a volersi perdere nell'istante che travalica l'umana cognizione. Nella viscerale concitazione, la mano destra comprime con ferma decisione un seno, creando una zona d'ombra, mentre la pudica veste, appena aperta alla base del collo, favorisce l'aria nel tremore dello spasimo. Ogni dettaglio
ci parla di un corpo palpitante, mai così presente a se stesso, nell'unicità di quell'incontro. L'anima, pervasa di luce, si espande e lo fa sussultare, trasfigurandone il viso. Per restituire l'intensità dell'esperienza trascendente, lo scultore allude ad una condizione totalmente terrena e oseremo dire vagamente sensuale. Nell'immagine del corpo vivo troviamo tutto, anche il realismo più eloquente, nello sguardo rivolto verso Dio. Bernini, per far intendere l'inesprimibile momento, non ricorre a simbolismi o allegorie di maniera, ma procede con una narrazione fin troppo diretta, comprensibile a tutti, al limite dell'interpretazione sacrilega. Come volesse raccontare un episodio sacro, così come lo percepisce nella pura visione, senza ricercatezze ed ampollose solennità. Lo straordinario dinamismo della scena si completa con la splendida coltre in diaspro rosso di Sicilia su cui poggia il letto della Beata e, sopra la composizione scultorea, il delicatissimo coro diviso dei cherubini assistenti, forse anch'esso eseguito dal maestro. Non resta che contemplarla nel suo destino verso la gloria dell'Eterno, mentre la candida giovinezza rimarrà immutata fra acceso misticismo ed esplicita passionalità terrena. From the hooded claw.